Innanzitutto ti ringrazio Lorenzo per avermi ospitato nel tuo canale. Se la tua intenzione è quella di ristrutturare casa, devi sapere che buona parte degli interventi sono soggetti a dei permessi, diversi permessi o titoli abilitativi, in base alla tipologia di lavoro che andrai ad effettuare. Permessi per i quali dovrai affidarti ad un tecnico o più tecnici. Pratiche necessarie dal punto di vista urbanistico, per la conformità dell'immobile e anche per quanto riguarda le detrazioni fiscali. Nel corso del video ti descriverò le differenze tra manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, quali permessi sono in vigore ed alcuni esempi di interventi per ciascuno di essi, di quali pratiche hai bisogno per la ristrutturazione del bagno, quali sono i professionisti abilitati alla presentazione di queste pratiche ed infine quale valenza hanno nelle detrazioni fiscali. Nell'ambito dei lavori edili o delle ristrutturazioni che ne fanno parte, il riferimento principale normativo è il testo unico sull'edilizia, il DPR 380-2001, e tutte le modifiche e integrazioni che si sono succedute poi nel tempo. A scendere poi nel particolare ci pensano i vari enti locali, le regioni e i comuni. Perciò, come mi piace ripetere spesso, ogni caso necessita di una valutazione specifica, perché la materia normativa edilizia è molto complessa. Cercherò però di darti delle fondamenta sicure sulle quali basarti per capire gli aspetti principali. Vediamo prima di tutto di definire gli interventi edilizi per il recupero del patrimonio edilizio esistente e le loro differenze. Sono quattro: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tralasciando restauro e risanamento conservativo, che riguarda particolari interventi, possiamo suddividere i restanti tre in due livelli. Nei primi due, manutenzione ordinaria e straordinaria, rientrano la maggior parte degli interventi leggeri che comunemente chiamiamo di ristrutturazione. Interventi che possono riguardare sia l'interno che la parte esterna della casa. In ristrutturazione invece ricadono quegli interventi più importanti che trasformano significativamente l'immobile. Cerco di spiegarmi meglio facendo degli esempi. Nella manutenzione ordinaria sono compresi quegli interventi di riparazione o rifacimento delle finiture. La tinteggiatura interna o esterna è manutenzione ordinaria, ma anche la sostituzione dei pavimenti o degli intonaci. Anche la demolizione e il rifacimento fedele dei divisori interni è manutenzione ordinaria. Così come riparare, integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, elettrico, idrico, eccetera. È importante sottolineare che per la manutenzione ordinaria non serve nessun titolo abilitativo, nessuna comunicazione. I lavori sono liberi, ma resta sempre valido il consiglio, in caso di dubbio, di affidarsi ad un tecnico esperto nell'ambito urbanistico, perché ogni caso va valutato a sé. Le limitazioni potrebbero provenire da vincoli o banalmente dal regolamento di condominio. In manutenzione straordinaria, invece, sono compresi interventi più importanti dei precedenti, che possono modificare e sostituire anche parti strutturali dell'edificio. Sono interventi più invasivi, che permettono anche il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari. Demolire e spostare la distribuzione interna, realizzare o spostare i servizi igienici, chiudere o aprire nuove porte e finestre, è tutto manutenzione straordinaria. Non devono però comportare un aumento di volume complessivo dell'edificio e non deve essere cambiata la destinazione d'uso. Trasformare un locale che era negozio in abitazione non è manutenzione straordinaria. Passiamo quindi alla ristrutturazione edilizia, che comprende quella serie di interventi che trasformano l'immobile. Il ripristino o la sostituzione di parti strutturali mediante la demolizione e ricostruzione o con la stessa volumetria o anche con modifiche volumetriche e prospettiche o con cambi di destinazione d'uso sono tutti interventi importanti che ricadono nella tipologia ristrutturazione edilizia. In base al tipo di intervento che andrai a realizzare avrai bisogno di presentare uno tra i permessi attualmente in vigore: la CILA, la SCIA e il permesso di costruire. Con la comunicazione inizio lavori asseverata, la CILA, puoi comunicare le opere di manutenzione straordinaria leggere.
come ad esempio quelle che ti ho accennato prima, modifica della distribuzione interna, le opere in cartongesso, la chiusura e apertura di porte e finestre. Sempre con la CILA puoi accorpare o frazionare più unità immobiliari, sempre che non venga modificato il volume e la destinazione d'uso. Con la SCIA, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, puoi comunicare gli interventi di manutenzione straordinaria più importanti, ovvero quelli che riguardano il rinnovamento o la sostituzione di parti anche strutturali. Sono consentiti gli interventi di ristrutturazione più leggeri e i cambi di destinazione d'uso, senza però modifiche ai volumi e alla sagoma. Spesso la SCIA viene anche utilizzata per presentare varianti in corso d'opera del permesso di costruire. Quest'ultimo è il terzo e più importante titolo abilitativo. Servono nei casi di ristrutturazione che comportano modifiche volumetriche o alla sagoma dell'edificio, intervenendo anche sulle parti strutturali. In generale, il permesso di costruire consente l'autorizzazione di interventi di ristrutturazione più importanti, che generalmente riguardano la totalità dell'immobile. Inoltre, il permesso di costruire è utilizzato anche per le nuove costruzioni. La differenza tra i tre titoli, oltre che dal punto di vista autorizzativo, ovvero delle opere consentite, sta anche nell'iter. La CILA e la SCIA saranno efficaci subito dopo la presentazione, quindi potrai iniziare subito i lavori, mentre il permesso di costruire ha tempi di approvazione più lunghi. In ultimo, prima di passare a vedere quali pratiche servono per ristrutturare un bagno, volevo fare un accenno alla CIL, la comunicazione inizio lavori. È una pratica che è stata abolita ed era una comunicazione semplice per alcuni tipi di interventi di manutenzione ordinaria, come le pavimentazioni esterne o per esigenze temporanee. Passiamo quindi al rifacimento del bagno, che è uno degli interventi più frequenti, e vediamo quali autorizzazioni servono. Quando viene realizzato un nuovo bagno, oppure viene modificato nella forma quello esistente, ampliandolo o creando un antibagno o demolendo una parete, si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria. Pertanto è necessario presentare una CILA. Se l'intervento del bagno non ne modifica la forma o la superficie, ma si tratta di un rinnovamento dei sanitari e degli impianti, o la sola sostituzione della pavimentazione o dei rivestimenti, allora non serve la pratica. Fai attenzione però sempre ad eventuali vincoli che possono interessare anche opere interne, specialmente negli edifici di interesse storico. Per presentare una delle pratiche che ti ho appena detto, è necessario affidarsi ad un professionista abilitato che sia iscritto al proprio ordine professionale, architetto, ingegnere, geometra. La differenza tra i vari professionisti sta nelle competenze, stabilite dal titolo di studio o da personali specializzazioni in alcuni ambiti piuttosto che in altri. Ad esempio, nulla vieta ad un ingegnere, solitamente associato ai calcoli della struttura dell'edificio, di dedicarsi esclusivamente alla parte architettonica ed estetica, delegando i compiti che il suo titolo gli permetterebbe ad altri. Arriviamo infine alle detrazioni fiscali, per le quali la domanda associata ai permessi è spesso mal posta, ovvero quale pratica devo presentare per detrarre. La domanda giusta sarebbe: per i lavori che voglio fare, quale pratica serve? Perché per accedere alle detrazioni fiscali connesse agli interventi che molto genericamente chiamiamo di ristrutturazione, è necessario rispettare alcune regole. Tra queste c'è l'obbligo di conservare nella documentazione il titolo edilizio, il titolo abilitativo, quando questo è necessario però. Se per un intervento non serve nessuna pratica, non devi presentarne una per sicurezza. Se urbanisticamente è prevista e necessaria, la presenti, altrimenti attesterai l'inizio lavori con un'autocertificazione. Attenzione però, ricorda sempre che sulla singola unità abitativa gli interventi di manutenzione ordinaria non sono detraibili. Con questo credo di aver concluso. Volevo innanzitutto ringraziare Lorenzo per avermi ospitato nel suo canale. Non mi sono presentato, mi chiamo Danilo e sono libero professionista. Mi piace dire che faccio anche geometra. Ho un canale YouTube nel quale condivido argomenti sulla casa. Trovi il link in descrizione, iscriviti e attiva le notifiche.
Se vuoi fare delle domande, lascia pure un commento al video e lascia anche un mi piace e non dimenticarti di iscriverti al canale Voglia di Ristrutturare. Grazie!